L'Avezzano perde 2-0 ed esce con le ossa rotte dalla delicata sfida del Giorgio Calbi contro il Cattolica. La squadra romagnola può dunque brindare dopo 3 mesi la prima vittoria in campionato, rimanendo all'ultimo posto in classifica, ma in compagnia della Jesina sconfitta a Chieti. Cascione squalificato deve fare i conti con le tante assenze, oltre a Gabrielli e Fabbri già casati altrove. L'ex centrocampista del Pescara si affida al 4-3-1-2 dove Rizzitelli è il terminale offensivo, assistito da Gasperoni, Battistini e Stallone. Avezzano, letteralmente rivoluzionato in questo mercato dicembrino, si schiera in campo con il 4-2-3-1, con i nuovi arrivi Agate e Morales già in campo, assenti Puglielli e Fidanza. Subito in salita la gara dei marsicani, che al 12° minuto sono già sotto per 1-0. Perde palle in mezzo al campo Morales, che mette in movimento Rizzitelli, bravo a superare il difensore e di destro a battere con un rasoterra ad incrociare Fanti. L'Avezzano fa difficoltà in mezzo al campo, così i padroni di casa prendono coraggio e al 14° vanno vicino al raddoppio, questa volta con Battistini che con una sorta di tiro cross mette brevi della retroguardia marsicana. La prima frazione è caratterizzata da molti errori di natura tecnica e da uno di questi arriva il raddoppio romagnolo. Gaeta spalla la porta, si fa soffiare la palla da Battistini che vede il movimento di Rizzitelli in profondità. Il numero 9 raccoglie l'assist e di destro infila per la seconda volta l'estremo ospite Franchi. È un buon Cattolica quello visto finora in mezzo al campo, che indirizza subito la gara sui binari giusti. I marsicani hanno 2 occasioni per dimezzare lo svantaggio, ma Gaeta prima da posizione impossibile, poi da punizione non inquadra lo specchio della porta. Testimonianza di un primo tempo difficile. Ad inizio ripresa subito 2 cambi per Liguori, che ridisegna la squadra inserendo Cancelli e De Costanzo al posto di Brunetti e Puglielli. Sembra un Avezzano diverso che al 7° minuto ha l'occasione per dimezzare lo svantaggio, ma Magri di testa colpisce debole centrale, impensierendo Aglietti. Ma l'occasione più ghiotta in casa biancoverde capita al 26° sui piedi di Traditi, che dai 25 metri ci prova con una fucilata, ma la palla si stampa sulla traversa da Aglietti battuto. L'Avezzano ci prova in tutti i modi a riprendere la partita, ma per i ragazzi del presidente Paris non è giornata. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale, con l'Avezzano che deve recriminare per un primo tempo giocato molto male. Ora testa domenica prossima, quando al De Marsi arriverà il Fiuggi per un'altra sfida delicatissima in chiave salvezza. Silenzio stampa in casa marsicana, indetto dal presidente Paris, che dovrà lavorare intensamente sul fronte mercato.